Avevano ritrovato e tratto in salvo lo scorso 3 aprile la piccola Nicole di 5 anni in Molise. Per questo 9 agenti dell'undicesimo reparto volo della Polizia di Stato di Pescara hanno ricevuto questa mattina un riconoscimento da parte della Regione Abruzzo. Il riconoscimento è stato consegnato dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Guerino Testa, che ha sottolineato il grande gesto degli agenti in servizio all'aeroporto di Pescara. Una cerimonia sentita, commovente, molto partecipata. Ringrazio il comandante Rossi del reparto volo, dell'undicesimo reparto volo di Pescara, tutto il suo equipaggio, tutta la Polizia di Stato che oggi con i massimi vertici era presente per ricordare la bellissima vicenda al lieto fine del 3 aprile, quando hanno ritrovato la piccola Nicole nel Molise. Il faro sulla loro attività deve essere accesa a 365 giorni all'anno e bisogna dare un giusto lustro a un lavoro difficile, complicato, svolto spesso con condizioni meteorologiche avverse, anche in condizioni molto impervie. Quindi complimenti per tutto quello che fanno. E ringraziando il presidente Guerino Testa di questo riconoscimento, che certamente ci fa piacere e ci lusinga, ringraziandolo per tutto quello che fa, peraltro per le forze dell'ordine, perché il presidente Testa non è nuovo a queste iniziative ed ha una particolare sensibilità per le forze dell'ordine e per la Polizia di Stato in particolare. Ripeto, noi per quanto ci riguarda abbiamo fatto soltanto il nostro dovere, assolutamente nulla di più. Abbiamo conseguito un risultato, ci fa piacere, ma noi lavoriamo per conseguire i risultati. Questo dobbiamo fare e questo abbiamo fatto. Un'operazione, quella in terra molisana, come tante altre che avete portato a termine in questi anni come undicesimo reparto volo di Pescara. Sì, perché noi con le varie regioni che abbiamo come competenza territoriale veniamo spessissimo chiamati per interventi di ricerca e soccorso in montagna e in mare. E quindi quando veniamo chiamati cerchiamo sempre di rispondere nell'immediatezza, nel più breve tempo possibile, di intervenire e se possibile salvare vite umane e quindi fare, ripeto, il nostro dovere.